Allora, io faccio una breve disamina di quello che diciamo abbiamo fatto durante questi 6 mesi. Qui sopra oggi ci rivedete, noi siamo il gruppo che praticamente ha organizzato e coordinato tutti gli 11 progetti di alternanza scuola-lavoro. Questa mattina abbiamo avuto la prima parte in cui sono stati presentati i progetti che vedete sul programma che vi è stato distribuito, e abbiamo avuto l'opportunità anche di vedere due video relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro degli studenti dell'istituto, uno di Barcellona Pozzo di Gotto e l'altro di Palermo, che sono stati seguiti dai nostri colleghi ISPRA che si trovano appunto nelle due sedi operative siciliane. Oggi questo evento è organizzato grazie alla collaborazione degli studenti dell'Istituto Einaudi, i quali hanno partecipato proprio al percorso formativo che riguardava, che titolava Organizzazione di eventi di natura ambientale. Quindi oggi pomeriggio li avete conosciuti, sono quegli studenti che sono al desk e che proprio hanno organizzato tutta la giornata. Loro, proprio per la caratteristica del loro percorso formativo, hanno avuto modo di partecipare a diversi convegni anche organizzati da ISPRA, e di conseguenza ci è parsa un'occasione più che buona quella di renderli partecipi anche in prima persona di questo evento. Tra l'altro abbiamo avuto anche l'opportunità oggi di coinvolgere altri due studenti sempre di quell'istituto, i quali seguendo l'indirizzo grafico e marketing ci stanno dando un aiuto per quanto riguarda la realizzazione di piccole clip, quelle che avete visto registrare poco fa, perché abbiamo in prospettiva, oltre che aver realizzato quel quaderno che abbiamo pensato di stampare e lasciarvi proprio cartaceo, anche di tradurlo poi in uno strumento multimediale a cui abbineremo appunto queste brevi interviste che stiamo registrando. Da parte nostra, a livello organizzativo, abbiamo profuso il massimo impegno in questa iniziativa, anche perché l'ISPRA è molto sensibile ai temi dell'educazione e formazione ambientale, e quindi quella dell'alternanza scuola-lavoro ci sembrava ai vertici, diciamo, una grandissima opportunità per poter diffondere nelle vostre generazioni e quindi anche nelle generazioni future i temi dell'educazione e della sostenibilità ambientale. A questo punto diciamo che a livello nostro organizzativo, come sapete, vi abbiamo consegnato a fine percorso una sorta di questionario e vi abbiamo sottoposto alcune domande. Non abbiamo elaborato tutti i dati, però siamo arrivati quasi al 50% dell'elaborazione, e volevo comunicarvi che le motivazioni che la maggior parte di voi hanno spinto a seguire questi percorsi di alternanza sono state, è stata innanzitutto la curiosità verso le tematiche che venivano proposte, e poi la volontà di approfondire determinate conoscenze tecnico-ambientali, una buona parte anche perché praticamente sono stati consigliati poi di fatto dai professori che li hanno indirizzati verso questi percorsi formativi. Dal punto di vista invece dell'efficacia di questi percorsi formativi, quasi unanimemente è stata riconosciuta la chiarezza degli argomenti e del materiale distribuito, salvo qualche caso in cui è stata evidenziata l'eccessiva tecnicità o specialità del materiale che è stato fornito. Comunque è stata riconosciuta la completezza degli argomenti e comunque in linea generale sono stati ritenuti dei percorsi formativi interessanti e utili per ampliare le conoscenze. Dal punto di vista organizzativo, sia le strumentazioni tecniche utilizzate che i locali sono stati riconosciuti in linea generale idonei, e il giudizio complessivo per quanto riguarda appunto, ripeto, la parte di questionari elaborati è stato come giudizio riconosciuto molto buono.
Questa era in sintesi diciamo un'analisi conclusiva per quanto ci riguarda di questi percorsi di alternanza, e siccome appunto io ho utilizzato degli aggettivi, se vogliamo, per definire quelli che sono stati, quello che è la valutazione che avete espresso rispetto a questi percorsi, io adesso passo la parola a Tiziana Mezzetti, la quale vuole un attimo movimentare questo pomeriggio, perché proporrà un brainstorming a cui siete chiamati a partecipare, per cui adesso dovrete fattivamente partecipare, perché lei vi condurrà in un piccolo gioco in cui in una prima parte partecipate voi studenti, ma poi nella seconda parte, quando vengono presentati progetto per progetto, i tutor sono diciamo invitati da parte loro a partecipare nella modalità che adesso Tiziana vi spiegherà.